Carissimi appassionati e appassionate di musica e di ascolti musicali, buongiorno a tutti. Siamo nello showroom di Consound a Brescia, in via La Marmora 239. Oggi concludiamo con la quarta parte delle nostre considerazioni sui problemi delle risonanze in bassa frequenza nei locali di ascolto normali, domestici, quelli in cui ascoltiamo la musica. Abbiamo visto nei video precedenti che uno dei problemi principali nasce quando, per esclusiva colpa della geometria del locale dove si ascolta la musica, ci sono diversi modi propri del locale, modi di risonanza, sovrapposti, quindi alla stessa frequenza e, peggio ancora, distanti dai modi immediatamente vicini. Quando si presenta questa situazione, la stanza rimbomba sostanzialmente e il suono che si ascolta diventa sgradevole. Oggi cerchiamo di illustrare velocemente quali sono i possibili rimedi a questo tipo di problema. Vorrei far presente che ci sono poi un sacco di altri problemi sull'acustica dei locali di ascolto, dei quali non diciamo niente in questi video. Per esempio il problema dei tempi di riverbero, che è relativamente facile da correggere, o il problema dell'eccesso o della scarsità delle riflessioni dalle pareti laterali, riflessioni che ci devono essere, perché sennò non si forma quella bella immagine tridimensionale della scena acustica, ma se i tempi di arrivo di queste riflessioni sono troppo lunghi o troppo corti, invece di avere un bel suono tridimensionale, una ha un'immagine confusa e basta. E poi varie altre cose che si possono correggere a costi abbastanza bassi e che qualunque rivenditore di materiale audio è in grado di fornirvi: la diffusione del suono, la rifrazione, la diffrazione, ci sono un sacco di altri problemini che non è difficile correggere. Il problema delle risonanze in bassa frequenza è un po' più complicato perché coinvolge onde sonore con lunghezza d'onda grande, confrontabile con le dimensioni del locale, e quindi gli interventi tirano in ballo un volume di aria notevole e non sono proprio facilissimi da attuare in maniera indolore. E cerchiamo di vedere oggi finalmente come si può porre un rimedio a questo tipo di problemi. Diciamo subito che i rimedi possibili sono di due tipi. Il primo interviene sull'elettronica e sono i processori digitali di segnali, DSP, che esistono sul mercato sia per uscire in analogico e quindi ricevono anche un segnale analogico, lo convertono in digitale, operano la correzione, lo ritrasformano in analogico, oppure, come sembrerebbe più naturale, entrano e escono in digitale, vengono messi fra la sorgente digitale di musica, un lettore, una meccanica CD, uno streamer e il convertitore. Questi apparecchi, sulla base delle misure che vengono in precedenza fatte della risposta in bassa frequenza dei locali acustici, dei locali dove si ascolta musica, operano sul segnale digitale in frequenza e correggono il contenuto energetico delle frequenze che interessano in maniera tale che, senza modificare la risposta della stanza, solo modificando il segnale digitale, fanno arrivare alle nostre orecchie un segnale che ci sembra sostanzialmente lineare nel regime di frequenze che ci interessa, in questo caso in bassa frequenza. Poi i DSP operano anche su tutte le altre frequenze, ma qui non ne vogliamo parlare. Quindi queste macchine hanno il risultato netto, se sono programmate bene, bisogna fare una programmazione via software, hanno il risultato netto di far sentire a chi ascolta musica una risposta in bassa frequenza praticamente lineare o abbastanza vicino al lineare. Correggono gli errori soprattutto associati ai rimbombi in bassa frequenza. Sono macchine che, se sono programmate bene, fanno un lavoro assolutamente onesto. Fino a poco tempo fa la qualità del software non era però tale da garantire che su tutto lo spettro di frequenze non intervenissero dei problemi, e quindi fino a poco tempo fa non erano proprio indolori. Adesso fanno delle macchine che funzionano benissimo, lasciano il segnale invariato se non per quel che riguarda il livellamento dei problemi
in bassa frequenza. E quindi queste sono macchine che, se uno ha delle difficoltà nel proprio locale di ascolto, consigliamo di valutarle con una certa attenzione. Qualcuno storce il naso all'idea di interporre nuovi pezzi di elettronica sul percorso del segnale, però se non c'è altro modo per intervenire, meglio mettere un DSP. La seconda categoria di rimedi per il problema delle risonanze in bassa frequenza invece è costituita dalle trappole acustiche, che sono dispositivi meccanici che non intervengono sul segnale ma intervengono sul modo con cui la stanza risponde, quindi sulle pressioni dell'aria nel locale di ascolto. Di questi ne esistono in commercio già da decenni, validissimi, e qui avete degli esempi: i tube traps, per esempio, oppure i diadi. Questi sono dispositivi che funzionano molto bene. Anche qui, fino a qualche anno fa, certi dispositivi non erano proprio indolori sulla timbrica del suono complessivo, ma i diadi, per esempio, adesso funzionano benissimo anche da questo punto di vista. L'unica limitazione che possiamo trovare a questi dispositivi è che non esistono in commercio disponibili per tutte le frequenze di interesse. Questi dispositivi coprono, a seconda delle loro dimensioni, una certa banda di frequenza. Una volta che uno ha individuato il proprio problema, dove ha la frequenza che crea rimbombo, può trovare il tube trap o il DAD che si adatta meglio a quella frequenza, ma non è progettato specificamente per quella frequenza. Ce ne vogliono tanti per avere un certo effetto, sono costosi, perché sono finiti molto bene, non fanno solo l'effetto di trappola acustica, ma fanno anche altri effetti, di cui qui non stiamo a parlare, funzionano molto bene. Anche qui, chiunque abbia una stanza con problemi di rimbombi in bassa frequenza deve, prima di spendere soldi nell'elettronica, se non vuole usare un DSP, perché ascolta per esempio molto vinile e non vuole fare conversioni intermedie, consiglio a chiunque abbia questo tipo di problemi di pensare a inserire nel proprio locale di ascolto trappole acustiche di questo tipo. L'ultima cosa che vorrei segnalare con riferimento alle trappole acustiche è una cosa un po' poco nota e si rivolge a chi veramente vuole affrontare un problema specifico del proprio locale di ascolto con la propria catena audio e vuole intervenire proprio sulla frequenza che dà fastidio a lui. Perché esistono anche dei dispositivi che si possono progettare e costruire facilmente accordandoli esattamente alla frequenza che si è misurata nel locale di ascolto e con l'impianto inserito in quel locale di ascolto. Esistono, sono in grado di procurarseli, delle trappole acustiche che si possono progettare per ogni frequenza specifica. E queste trappole acustiche sono costituite da dei pannelli di legno o di qualche altro materiale che hanno questa forma. Sono dei pannelli, diciamo, quadrati, un metro per un metro all'incirca, profondi una decina di centimetri e chiusi da un pannello forato come questo, che si appoggiano alle pareti o al soffitto, risultando quindi poco ingombranti, meno ingombranti direi degli altri dispositivi. Il loro principio di funzionamento è lo stesso delle altre trappole di cui parlavamo prima, si basa sul risonatore di Helmholtz, quindi c'è una cavità interna piena d'aria, piccola, relativamente piccola, che viene messa in comunicazione con il locale d'ascolto attraverso dei piccoli fori. Questa geometria fa sì che l'aria interna delle cavità interne risuoni anche a frequenze molto basse. E quando la risonanza dell'aria nel vostro locale crea gli eccessi di pressione che danno fastidio poi all'ascolto, il foro di comunicazione mette in risonanza anche l'aria interna e questa risonanza, quindi questo incremento di pressione e di velocità insieme alla presenza di materiale forno assorbente, toglie via un sacco di energia in eccesso nel locale di ascolto, correggendo i picchi sgradevoli in bassa frequenza. Questi dispositivi, come dico, hanno il grosso vantaggio di essere
progettabili a seconda delle singole necessità, di essere poco ingombranti, ne servono almeno 4. Di questi almeno 4 metri quadri direi che bisogna coprirli per avere un effetto udibile, probabilmente 8 è meglio. Costano relativamente poco e sinceramente, piuttosto che spendere decine di migliaia di euro per migliorare l'elettronica in un locale di ascolto che ha problemi in bassa frequenza, conviene nettamente spendere qualche centinaio di euro, anche migliaia, a seconda delle finiture, per correggere l'acustica ambientale con gli AD, con i tube traps, o se uno è molto pignolo, con pannelli di questo genere, perché la differenza sull'ascolto è nettamente superiore. Voi sapete benissimo che raddoppiando il costo delle elettroniche e il miglioramento nel suono percepito è marginale, tutto sommato, invece la correzione acustica di grossi problemi in bassa frequenza attraverso trappole acustiche o DSP a un prezzo nettamente più basso porta miglioramenti nell'ascolto che sono decisamente percettibili, e quindi prima di buttare soldi sulle elettroniche conviene sistemare, scusatemi, l'acustica del locale di ascolto. Io direi che possiamo concludere. Ho detto un po' delle cose che mi interessava dirvi. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito, se volete, a prenotare una visita allo showroom di Consound per ascoltare le apparecchiature, per discutere di questi problemi, e vi invito a seguire i video che verranno pubblicati in futuro sempre su ascolti di apparecchi o su altri argomenti generali come quelli di cui abbiamo parlato questa volta. Grazie ancora, saluti a tutti, ciao!